Eccoci. Buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, aspetto che arriviate, visto che ho appena acceso la diretta. Allora, spero tutto bene. Ciao Melissa. Allora, oggi la diretta che ho annunciato è insieme a Milano Retail Tour, ci sarà Andrea con noi e parleremo un po' di che cosa succederà quando finalmente riapriremo. Adesso lo aggiungo, ho visto che era già qua tra di noi. Ok, allora Andrea, eccoci, sei pronto? Ok, alziamo un po' il volume. Ah. Mi raccomando, se avete domande, negozianti, studenti, visual, siamo qui per questo. Ciao Eccoci. Marica, bene, Ciao, come stai? bene tu. Ciao a Bene, tutti, grazie eccoci. dell'invito, sono felice di essere qua con Marica e con tutti voi per parlare un po' di quello che succederà tra un Sì, po', tra guarda, poco speriamo. questa è la domanda che mi hanno fatto più spesso ultimamente. Adesso lascio che Andrea si introduca con quello che tu fai e perché ti ho invitato qua. Poi apriamo questa conversazione così se ci sono delle domande possiamo andare attraverso. Allora, Ok, vai, tutto dunque, tuo. io sono Andrea Bertagnoli, ho fondato Milano Retail Tour con Maria Roberta Castelli nel 2011, ormai, quindi un po' di anni. E che cosa facciamo noi? Osserviamo i trend nel mondo del retail, quindi cerchiamo di capire come si sta muovendo il mondo del retail per agevolare i consumatori e soprattutto per capire come ingaggiarli al meglio. Quindi come entrare in relazione con loro, perché di fatto si tratta di una relazione, quella che bisogna Assolutamente. intraprendere con loro. Questo studio ci porta a una ricerca sui trend che di fatto viene sviluppata o proposta ai nostri clienti attraverso dei tour, semplicemente andando in giro insieme a Marica molto spesso a toccare, Semplicemente, soprattutto. esatto, a toccare con mano quello che succede nei punti vendita, quindi come si comporta il consumatore e come si comportano anche le persone che stanno dietro al banco di vendita e quali sono i trend e quali sono le cose che catturano maggiormente il consumatore in questi momenti, che sono i momenti chiave ovviamente, anche se non sono gli unici come tutti noi sappiamo, perché prima Certo. di arrivare in un punto vendita bisogna intanto guardare la vetrina che ha fatto Marica. Ma prima ancora bisogna essere contattati o essere pronti a rispondere a quello che oggi il meccanismo del digital marketing ci consente di fare. E a maggior ragione in questo momento lo stiamo scoprendo, visto che non possiamo uscire di casa e io e Marica ci stiamo vedendo con voi in questa maniera. Esatto. Allora sì, noi abbiamo collaborato insieme in questi tour di cui parlavi. Ovviamente io ho portato il mio apporto appunto che è sul visual, che è la mia materia specifica. Tu dicevi semplicemente andiamo in giro ad osservare, ma nessuno sa e nessuno poi vuole raccontare perché non è molto sexy la parte che c'è dietro, quindi di ricerca e soprattutto di analisi dei comportamenti, perché tutto quello che determina come ci si approccia alla vendita, come un negoziante si deve approcciare alla vendita, un grande brand o anche un negoziante indipendente, dipende tutto da quali sono le abitudini di vendita di acquisto di un cliente. Quindi in questo momento in cui siamo chiusi in casa e stiamo scoprendo finalmente da italiani che esiste anche un mondo virtuale dove si possono comprare cose e possiamo fidarci dando tranquillamente i nostri dati della carta di credito, sicuramente questo influirà sui cambiamenti una volta che saremo liberi da queste gabbie, no? Certo, infatti il tema grande è che cosa succederà subito alla riapertura. Esatto. Io penso una cosa, io penso che ci sia un tema universale, che è quello che a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Certo. Alcune cose stanno già succedendo, per esempio in Cina, dove i grandi marchi hanno riaperto i negozi che stavano chiudendo contemporaneamente qua nell'Occidente. Certo. E quindi la ripartenza c'è già stata. Ora bisogna capire
quale sarà il volume di quella ripartenza, ma certamente ci sarà il bisogno di ritornare al contatto sociale, e questo succederà subito, appena si potrà uscire, si andrà a cercare di andare a mangiare al ristorante, andare al bar, a bere l'aperitivo con gli amici, insomma, riprendere le nostre abitudini, anzi, in maniera ancora forse anche più, di più, no? È più forte per recuperare il tempo perduto, diciamo. Come se si potesse recuperare quel tempo, certo. Esatto. C'è da dire che il grande vantaggio per tutti è quello di poter osservare, come io lo faccio anche con le vetrine, poter osservare cosa fanno i grandi, perché di solito sono quelli, sono i precursori di alcuni trend, di alcune tendenze, di alcune cose che noi possiamo osservare e poi mettere in atto nel nostro piccolo, nelle dimensioni un pochino più realistiche, no? Assolutamente, Stavi dicendo appunto in Cina ci sono stati grandi riaperture di grandi marchi. Apple, sì, mi sembra. Apple per esempio, certamente, ma non solo, tutti i grandi marchi hanno ripreso a fare mercato là e a vendere. Certo. Poi ci sono stati anche degli esempi particolari come la collaborazione tra IKEA e Pizza Hut nel momento clou, quindi quando ancora non si poteva uscire, legato al delivery, per cui praticamente quel piccolo pezzo di plastica che si mette sulla pizza per non far sì che non si schiacci col cartone, è diventato un prodotto in IKEA che viene consegnato a casa a piccolo prezzo, è un tavolino che serve appunto per poi appoggiare sopra la pizza mentre si guarda la TV. Sono piccole operazioni, in realtà grosse operazioni tra due grandi marchi, quindi hanno un riferimento importante perché hanno colto l'occasione di un momento in cui l'unico contatto è attraverso un delivery. Esatto. Ma ci sono anche esempi italiani, insomma nel food a Milano si è sguinzagliato tutti quelli che avevano la possibilità di farlo per consegnare a casa e anche Allargando un po' la cerchia anche, te lo posso dire da una che vive fuori Milano. Assolutamente, hanno allargato la cerchia, si sono interrogati su come essere più interessanti, perché anche lì c'è una concorrenza in questo momento. Certo. Tanti stanno facendo delivery nel food e non solo nel food, devo dire, ma principalmente è quello il tema, quello che Sai si cosa può va ancora tanto in muovere. questo periodo e non mi stupisce? Gli alcolici, delivery di alcolici. In qualche modo dobbiamo sopravvivere, no? Eh sì, una bella sbronza e si risolve una giornata Si almeno, dorme direi. tranquilli almeno per un paio d'ore. No, a parte gli scherzi, però sì, tanti si sono organizzati in questo senso. Ovviamente poi adesso ci sono altre restrizioni perché si può acquistare online soltanto un bene necessario. Qua ci sono. Ed è corretto che sia Ed è così, corretto che secondo sia me, non così far andare perché. in giro il delivery per cose inutili che potrai comprare tra 2 mesi o tra un mese, insomma, Assolutamente, quando si può. assolutamente d'accordo. Ecco, dicevamo, ho parlato qualche giorno fa in una diretta con Chiara Cioffi che si occupa proprio di retail design e parlavamo di come l'esperienza sia un trend bello radicato, per cui si va nel negozio non solo per comprare, non più per comprare un oggetto che si può comprare online, si può comprare altrove, ma proprio per vivere l'esperienza. Questo secondo me sarà amplificato ancora di più, nel senso che essendo stati a digiuno per chissà quanto tempo di eventi, di cose da Di fare, persone da esperienze. vedere, di esperienze, ci sarà uno sfruttamento maggiore di questo. E certo, sono d'accordo con te assolutamente, e quindi questo vuol dire che bisogna prepararsi a offrire un'esperienza qualificata o qualificante, nel senso attraente per il consumatore, che poi ci si interrogava su questo anche prima che succedesse questo. Certo, Hai sì, ragione sul fatto. eravamo un pochino più restii, almeno io vedevo i negozianti piccoli che dicevano, ma cosa faccio, cosa mi invento? Era molto più difficile far arrivare questo concetto di esperienza, no? Perché abbiamo in Italia quel sottobosco meraviglioso di attività indipendenti che dicono, è 40 anni che c'è questa azienda, abbiamo sempre fatto così. Peccato che sempre fatto così non funziona, non può No, funzionare. Ce l'ha no. dimostrato un altro grande, Abercrombie, no? Che sono stati i precursori dell'esperienza dei cinque sensi, il profumo, la luce, la musica, l'intrattenimento, niente vetrine, ma non sono stati al passo con i tempi, infatti c'è stata una leggerissima caduta e sparizione, un'eclisse quasi totale del brand. Certo, l'esperienza però è quello che il retail oggi su cui si deve concentrare, perché dove non è richiesta esperienza è facile acquistare online, quindi è tutto là che Assolutamente. si gioca la partita, e in particolare si gioca sul tema della relazione personale, della Ecco. relazione one to one.
age to age, direi, cioè human to human, da un essere umano a un altro essere umano. Ed è su quella base che tu poi potrai effettuare una vendita. Senza relazione non c'è vendita, questa è una legge del mercato. Sono d'accordo. Guarda, io prima di occuparmi in tempi non sospetti, mettiamola così, avevo appena iniziato a lavorare a 20 anni e sono stata per la prima volta a New York, viaggio di compleanno, per cui ero entusiasta di questa cosa e ancora non ero vicina all'esperienza di vendita, di acquisto, insomma non era ancora il mio campo, mi sarebbe piaciuto fare le vetrine ma non era ancora il mio campo. E mi ricordo esattamente di essere entrata in Nike Town, quindi enorme posto, meraviglioso. E mi ricordo ancora il nome del ragazzo che mi ha venduto un paio di scarpe. Penso. Perché è stato assolutamente preciso sulle informazioni che mi ha dato. Io poi cercavo delle scarpe da basket, per cui ero abbastanza fissata su una cosa. Lui ha condiviso con me delle informazioni e io me lo ricordo. E sono passati 20 anni, possiamo dirlo oggi. Sono le Jordan hai comprato? Sì. L'unico paio di Jordan che ho. L'unico paio di Jordan che ho l'ho comprato giustamente. Beh, però grande acquisto, devo dire. Sì, poi sì, comprate sì. Nike Town a Manhattan, voglio dire. Esatto. Dovresti averle da qualche parte in infatti cornice. le ho lì indossate forse 3 volte e basta. È stato un acquisto... Insomma, in quel periodo anche il dollaro era bello... alto rispetto alla lira, quindi è stato un bel acquisto e mi ricordo di questo Herbert che era il ragazzo che mi ha servito. Herbert? No? Sì. Come puoi dimenticarti di una cosa del genere? Quindi sì, il prodotto poi diventa quasi un souvenir dell'esperienza. Sì. Per carità, senza nulla togliere al prodotto, ma ormai la qualità non è un dato... È un dato che diamo un po' per scontato. Non si può neanche discutere più. Non si può neanche più discutere perché non apro un nuovo ristorante che fa schifo. Un nuovo ristorante sarà di qualità, poi avrà quel di più. Cioè, ci sono degli standard ormai da mantenere. Stessa cosa per un prodotto. Non si può vendere un prodotto che sia insomma un po' una fregatura. No, diamo perché la fregatura la dai una volta sola. Esatto, diciamo esatto. Quindi poi ci deve essere tutto un contorno. No? Faccio sempre l'esempio che se volessi mai comprarmi una borsa di Hermès, non la comprerei mai online, no? Voglio il tappeto rosso, lo champagne, voglio vedere tutti i colori. Quella di sicuro la devi andare a comprare là, anche perché sono esperienze indimenticabili nel mondo del lusso. Nel mondo del lusso sì, ma poi secondo me si può, non con tutto quel clamore, però si può replicare un'esperienza indimenticabile anche nel piccolo, insomma nel negozio singolo, anzi... credo che questa situazione di isolamento ci stia un pochino più facendo riflettere su dare una mano a chi è più vicino a noi, no? Quindi magari non comprare da grandi multinazionali. Io vedo qua, io abito a San Donato, che comunque è un comune limitrofo di Milano, e c'è questa forte comunità che compra dal negozio di paese, si fa portare la spesa al negozio di paese piuttosto che dall'Esselunga, che comunque è inaccessibile il sito in questo momento. Assolutamente, ma così come Cortilia e altri sono praticamente pieni di consegne che non riescono neanche a risolvere. Ma io leggevo una ricerca di Trade Lab su questo tema che ho visto uscita oggi, qualche evidenza. E diciamo che il senso di comunità è quello che si sta ritrovando in questo momento. E quindi sono d'accordo con te su questo tema della vicinanza. Quindi il tema è la community, fare network, che è quello che sta succedendo online in questo momento, tra noi in questo momento. Sì, anche, tra noi in questo momento, assolutamente. In generale, in maniera molto forte. E è un po', è come fosse un nuovo patto per lo sviluppo tutti insieme dal basso per riportarci a quello che avevamo prima. Perché una cosa è certa, l'essere umano non è disposto a perdere nulla e quindi fa tutto quello che è in proprio possesso per ritornare almeno alla sua zona di comfort. E io sono molto confidente in questo. E la nuova responsabilità sociale e civile che sta uscendo fuori da questa reclusione, chiamiamola così. Speriamo che resti. Io credo che sarà un tema forte di ripresa, perché proprio insieme, quindi quello che voglio dire, se parliamo di piccole realtà, come dicevi giustamente tu, è l'unione di queste piccole realtà che fa la forza, perché alla fine hanno lo stesso cliente che è vicino a loro. Sotto casa tu vai a comprare
il pane dal panettiere, il vestito magari, la frutta dal fruttiere, eccetera, eccetera. Per cui voglio dire, l'unione di queste forze non fa altro che garantire il successo di tutti assieme, insomma. Sì. E questo è un tema legato proprio al dare per ricevere, alla fine, che è un tema della comunità, del network. Assolutamente. Ci sono poi grandi marchi che hanno fatto della comunità quello che si chiama social retail, no? Della comunità un forte stimolo, per esempio la decisione di 3 anni fa di Moleskine di aprire un caffè in Garibaldi, in Corso Garibaldi. Di trasformare il brand che vende banalmente, diremmo, taccuini, no? Notebook, trasformarlo in un luogo di incontro dove chi è ispirato da quella filosofia può andare, può sedersi, può intrattenere delle conversazioni di lavoro piuttosto che scrivere il libro, insomma sviluppare il proprio sogno. Certo. Stessa cosa ha fatto Apple quando è arrivata a Milano, ridisegnando completamente la piazza. Una piazza. Esatto. Ridisegnando completamente una piazza, e quindi chi si siede lì si sente un pochino più figo, perché comunque è lì da Apple, magari non ha il device che vorrebbe, ma è aspirazionale. E poi c'è tutta una community interna, dove si possono appunto seguire i tutorial, lezioni sui loro programmi, tutto il resto. Sono molto bravi su quello, è vero. Sono molto bravi. Stessa cosa poi viene fatta per, non so, vari Adidas, Nike, New Balance. Adesso io sono pessima con il jogging, quindi non conosco altri brand che lo facciano, però so che ci sono queste comunità di persone che si ritrovano, punto d'incontro diventa il retail, e poi fanno il giro di Milano correndo, vari circuiti, insomma, la comunità sta finalmente ritornando, e questo forse questo periodo è una spinta maggiore. Sì, Nike lo fa in Gaolenti, ci sono delle grosse comunità di runner che si trovano lì, quindi c'è una persona che li porta poi a correre, esatto, insieme, in gruppo, certamente tutto questo. So anche per certo, perché ho un ragazzo che mi aiuta, Matteo, a Roma, che lavora per una grossa azienda, che organizza proprio dei tour in moto di appassionati che vanno, insomma, a fare queste gite fuori porta, sperimentando un po' sia le attrezzature che vengono vendute in questo negozio, sia poi le prestazioni delle loro moto, per cui è... Offre un'esperienza sul prodotto che poi lui vende, però Esatto. intanto entra in relazione, si diverte con i suoi possibili futuri clienti, Certo. che non è detto che lo diventano, possono diventare amici e non comprare niente, Esatto. però è più facile che magari lo diventino, insomma. Esatto. Ma e poi diciamo che va al di là della vendita pura, nel senso Vero. che è anche un modo di stare assieme alla fine, quello, perché condividi una passione, e quello è il succo Assolutamente. dell'esperienza. Sì, dopo un lungo periodo di me generation, dove io, tutto io, solo io, adesso finalmente ci stiamo riabbracciando, un po' come è successo negli anni 60, no? Quando c'era il negozietto a Londra di Vivienne Westwood e tutti i punk stavano lì fuori perché la comunità era lì, si muoveva lì intorno, e così poi anche per Mary Quant e tutto il resto. Quindi io sono ben contenta di questo, perché nella mia adolescenza qualcosina trascinato l'ho vissuto, no? Sono subito dopo i paninari, però più o meno quel periodo l'ho vissuto in altri settori. Certo. Chiara dice anche la collaborazione tra i vari brand, sì, assolutamente. E brand, quando parliamo di una cosa grossa, ma in realtà anche collaborazioni tra piccole realtà, no? Tra startup che adesso ci sono online, questa collaborazione anche che tu dicevi tra IKEA e Pizza Hut. È replicabile anche in altre cose, no? Ognuno mette insieme la propria conoscenza, la propria esperienza, e si possono creare prodotti. Io ho trovato geniale, non è una collaborazione tra brand, però ci sono diversi brand americani, di cui uno si chiama Behr e fa pitture per esterni e per interni, quindi per un interno di casa. E che cosa ha fatto? Ha prodotto una serie di sfondi per Zoom, visto che tutti adesso sono in videoconferenza. Se tu non vuoi far vedere casa tua perché è brutta o non ti va, metti un bello sfondo di Behr, è una casa fighissima, o come ti pare, insomma. Guarda, questa cosa mi fa sorridere, perché un paio di settimane fa ho fatto gli auguri virtuali ad un caro amico che compieva gli anni, ed eravamo qua, eravamo su Zoom, e io ero qua, che questa è la mia parete nera. Tutti mi hanno detto, ma è uno sfondo, come l'hai messo? Ho detto, ma ragazzi, è la mia parete parete nera. È nera.
Questa ti è manderò davvero... questo sfondo di Bear se vuoi fare. Ti ringrazio. La prossima volta avrò una casa magnifica alle mie spalle, non un trilocale di 70 metri quadrati con pareti nere. No, vabbè, a parte gli scherzi. Qua, aspetta, Nuvola Pelle dice: noi siamo cresciuti con Mandarina Duck che faceva corsi per i propri clienti, adesso non li fa più nessuno. Sì, i corsi di formazione nelle aziende sono un bel punto cruciale, nel senso che cioè, io mi ricordo di aver lavorato per un brand italiano, Diesel, che ci ho lavorato parecchio tempo fa, perché era il 2006, tra il 2006 e il 2009, e loro avevano tutto un sistema di formazione meraviglioso, sia per i dipendenti alla vendita, sia per chi come me faceva visual in negozio. C'erano dei camp stagionali in cui si andava e insomma ci si incontrava con tutti i visual d'Italia, ci si confrontava, si vedevano le nuove linee guida, e la formazione in questo senso è fondamentale. Comunque i grandi brand non hanno smesso di preoccuparsi dei loro clienti. Noi abbiamo fatto diverse attività con L'Oreal, per esempio, tanto per citarne uno, ma Luxottica stessa è molto attenta. Soprattutto perché, per esempio, L'Oreal non ha dei negozi diretti, e di questo che stava parlando la nostra amica. Quindi vuole far sì che i retailer che comprano i loro prodotti siano aggiornati, anzi, certo, siano davanti, non solo aggiornati. Sì. Visto che... Poi è anche una sezione del retail che educa proprio, no, all'uso del prodotto, come succede anche in tutta la parte di cosmesi, perché c'è sempre il banchettino da MAC o da Sephora dove ti puoi sedere e provare i prodotti, certo. Ma uno dei precursori non cosmetici è stato Apple con il Genius Bar, quindi vai lì e ti insegnano come usare le applicazioni, come usare i loro prodotti, i loro device. Dice, Chiara dice anche Dyson, il negozio di Londra in Oxford Street è meraviglioso, non so se tu hai avuto modo di vederlo. No, quello di Dyson no. Negozio di Dyson completamente nero, bellissimo, super lusso, e hanno tutti questi barattolini di vetro con dentro, non so, i cereali, le briciole, li buttano per terra e ti fanno vedere come funziona, è meraviglioso. Eh beh sì, grandi marchi con grande capacità di proporre un'esperienza, che è indimenticabile, tu l'hai descritta in ogni dettaglio. Io potrei raccontare altrettanto di Audi City a Londra, dove non c'è una macchina esposta e hanno fatto, credo, il 30% di vendite in più in 6 mesi da quando hanno aperto Audi City, che oramai risale a qualche anno fa come apertura. Perché è tutto di interazione, tutto, ti costruisci la tua macchina e poi la guidi in virtuale su questi mega schermi. È una roba fantastica, è un'esperienza indimenticabile. E poi loro sono bravissimi. Più aumenta il livello della tecnologia proposta, più aumenta la capacità dello staff di entrare in relazione, perché deve essere direttamente proporzionale la preparazione delle persone, non inversamente proporzionale come purtroppo molti pensano. Esatto. Succede... Più tecnologia, meno prodotto fisico da toccare, massima relazione. Ciao Roberta, stavo per dirlo, stavo lasciando finire Andrea, ma stavo per dire assolutamente quello che hai appena scritto. Da Burrich c'è la stanza del freddo, quindi in questo flagship che è in Corso Venezia, credo abbia aperto ormai 2 anni fa, mi verrebbe da dire. Sì. Un negozio molto profondo, quindi... Entrando quasi non ci si aspetta che il negozio si sviluppi così tanto in profondità, tutto diviso a stanze, materiali naturali, proprio il contatto con la natura, e in fondo hanno questa meravigliosa serra curatissima, ma la chicca delle chicche è la stanza del freddo, quindi la stanza della neve, c'è 20 metri quadrati di stanza dove c'è la neve sintetica, freddo fino a meno 20 mi sembra, e si può provare il loro parco imbottito, si prova e si entra. Io ricordo un dato molto alto, 70-80% di conversione alla vendita di chi entra a provare il parca. Stiamo parlando di un parca che costa dai 600 agli 800 euro. 600-800 euro. Ok, la cosa molto bella è in realtà semplice, perché l'alternativa qual è? Provare un parca molto caldo con il riscaldamento altissimo durante l'inverno dentro un negozio. O d'estate. Diventa impossibile valutare se quel prodotto vale
ha un valore che non è solo un valore economico, ma ha un valore per noi, cioè diventa... Che deve essere percepito chiaramente. E in questa situazione viene percepito. Esattamente. Sì, sì, io discuto spesso sul discorso di valore diverso da prezzo, perché non tutti lo comprendono. Il valore che si offre, il valore che percepisce un cliente è sempre quello che il valore rapportato alla sua vita, alla sua esperienza, no? Quello che si porta a casa. E poi quasi il prezzo diventa secondario, ovviamente potendoselo permettere, perché se stiamo parlando di una cosa a cui si dà un valore che diventa indispensabile, che diventa rappresentativo per la nostra vita, il prezzo diventa poi secondario. Chiara parla di eventi, certamente. Sì. Sì, secondo me ci sarà un bello sviluppo di eventi, di riaperture, no? Perché dopo questo momento di chiusura ci saranno come dei nuovi lanci. Assolutamente. A ogni azione avremo corrisponde una piena, reazione Andrea. Uguale con avremo, scusa? L'agenda piena di eventi a cui partecipare, insomma. Sì, massima socialità, ci sarà proprio l'esplosione al contrario, diciamo così, sì. Vista la quarantena, quarantena in cui per 14 giorni non torniamo a casa. Non si torna a casa, neanche a dormire proprio. Probabilmente sì. Non so, mi viene in mente, non torneremo più a casa, no? Infatti, chiaro, non torneremo più a casa poi. Poi parleremo di quando potremo riprendere gli aerei, allora lì vorremmo fare altre esperienze ancora più ampie, però... Per ora iniziamo ad accontentarci di uscire dalle nostre case liberamente. Noi abbiamo anche collaborato con Confcommercio, parlando sì. proprio a negozianti indipendenti, perché adesso abbiamo portato degli esempi molto alti di grandi aziende, che è sempre ottimo guardare a loro per capire un po' come si muove il mercato. Poi ovviamente ci sono realtà piccole. A me è capitato di lavorare con voi, ma poi di fare anche altri corsi di formazione per associazioni commercianti in provincia di Bergamo, piuttosto che in provincia di Lodi, insomma situazioni più piccole, e lì si tocca proprio con mano la necessità di ognuno. E non sono solo negozi di abbigliamento, No, che certo. Hanno bisogno di stare al passo, no? Perché di solito si parla di trend, si parla di visual nel mio caso, e si pensa sempre l'abbigliamento, la moda fa queste cose, ma in realtà serve a tutti. No, no, ricordo bene questi eventi che abbiamo organizzato, delle giornate formative per dei retailer indipendenti, quindi mi ricordo dal fruttivendolo alla foto ottica, alla gioielleria, sì. anche l'abbigliamento, e assolutamente c'è bisogno di essere aggiornati se si vuole stare sul mercato, perché il cambiamento è la regola, non il contrario. E su questo tema che noi ci siamo sempre interrogati, Sì. e con te abbiamo sviluppato per esempio quel format che si chiama Mirt Lab, nel quale appunto è un laboratorio dove c'è una prima parte di esperienza, quindi sul campo andiamo a vedere alcuni esempi di piccoli retailer indipendenti e di come loro lavorano sul campo, per poi andare in una parte di workshop nella quale affrontiamo i temi più scottanti, che passano dal visual, che ovviamente racconti tu, ai temi del digital, che, sì, adesso sono che come imprescindibili, oggi adesso l'hanno sono diventati capito. proprio imprescindibili. Ne parlavamo 2 anni fa e l'anno scorso, ma Sì, esatto. Oggi non esserci, ma anche banalmente non avere, diciamo, il tuo business su Google che sia rintracciabile con la map. Considerate che i giovani, quando cercano qualcosa, Non lo dove cercano sul sono, web. guardano lo smartphone e mettono voglio il pane qui vicino. Cioè, ti dice qui vicino, no, Google? Certo. E quello che trovano più Esplora in vicino questa vanno zona. subito lì dentro, se hanno bisogno, soprattutto per chi vende prodotti che sono funzione, quindi che tu cerchi nel momento in cui ne hai bisogno, insomma. Assolutamente sì. Poi ci sono appunto vari usi del digital, del web, e sappiamo benissimo che, per carità, è molto utile avere un sito se uno ha dei contenuti da condividere, ma adesso se qualcuno vuole farsi un'idea del brand o della persona a cui si relaziona, la prima ricerca che fa è su Instagram. Quindi si va a cercare direttamente su Instagram e si ha una panoramica subito di quello che è l'immaginario, insomma, della persona, del brand. Io ho acquistato recentemente un servizio di consegna di cibo e
sono andata subito a seguirli. Loro fanno piatti pronti, è un'azienda che fa piatti pronti, si chiama NutriBiz, quindi non c'è neanche lo sbattimento, diciamo, di cucinare, ti arriva la monoporzione, piatti molto buoni, con consegna fresca, perché sono poi chiusi in questo polistirolo. E la prima cosa che ho fatto è seguirli per vedere tutti gli aggiornamenti, seguirli su Instagram, no? Vediamo cosa dice Chiara. Oggi sei carica. Chiara mi piace. Chiara studiava con me, ha studiato con me, e lei si occupa di retail design, della ragazza con cui ho fatto la diretta, non mi ricordo, una settimana fa, 10 giorni fa. Okay. Però lei è molto molto attiva e molto sul pezzo, mi piace molto. Infatti ha ragione. Un'unione più forte tra i canali online, sì, il fantastico... sì, il fantastico mondo di avere tutto connesso finalmente, speriamo, perché c'è questo problema che di solito l'offline e l'online sono un po' discordanti, no? L'offline se ne occupa qualcuno, l'online se ne occupa qualcun altro, il messaggio che passa è un pochino diverso, le immagini che passano sono diverse, per cui non ci si ritrova. E invece abbiamo bisogno proprio di un'omnicanalità che leghi tutto e che Sì, diciamo che faccia non si parla capire. quasi più neanche di omnicanalità, deve essere un unico messaggio che passa sia dall'online che Che dall'offline, sia più fluido. perché i punti di contatto con un cliente sono infiniti ormai e devono essere coerenti, insomma, di questo si parla alla fine. E questo è il messaggio che tu mandi ai tuoi consumatori o potenziali tali, Sì. Sì, se non è coerente, crea un problema di identità a te e quindi un problema di comunicazione con il tuo consumatore, diciamo. sono molto bravi, porto sempre come esempio questo, so che li conosci anche tu, Velasca. Sono molto bravi su questo Hanno anche perché aperto il fisico dopo aver avuto successo hanno... Sì. nell'online, Racconto giusto? brevemente per chi non conosce questi due ragazzi milanesi che hanno avviato questa vendita online di scarpe prodotte interamente in Italia, qualità possiamo dire Church, comunque molto di buona qualità, scarpe maschili, ma hanno fatto anche delle collezioni adattabili un po' più femminili, non tacco, ma scarpa insomma maschile, la francesina, insomma cose di questo genere. E loro hanno sempre puntato sulla possibilità di acquistare qualsiasi modello con un'unica taglia, nel senso che una volta che provi una scarpa, il tuo numero è quello perché la suola è sempre quella, poi la tua maglia cambia, lo stile cambia, però non si scappa da lì. La vestibilità è sempre la stessa. E hanno aperto poi il fisico, quindi passando dall'online al fisico. Loro sono molto fluidi, nel senso che si può entrare nel negozio, provare una scarpa, se non c'è il colore, la taglia, il modello, si può ordinare online, riceverla a casa. Comprare in negozio e farselo mandare a casa, comprare online e ritirare in negozio, è tutto molto fluido anche perché loro sono gli unici distributori, non hanno altri distributori, quindi sono solo loro produzione e vendita completamente diretto. E c'è una continuità di messaggio molto precisa, no? Molto azzeccata sia nel fisico che nell'online, la cosa molto bella. Che loro parlando di un pubblico maschile che lavora in ufficio, hanno degli orari che funzionano in pausa pranzo, poi chiudono, poi riaprono quando chiudono gli uffici, quindi dalle 5 alle 9, e vanno a coprire dei buchi molto interessanti. Loro adesso sono su varie città, su Milano mi sembra che abbiano due punti, poi hanno Torino, Roma, insomma, Due punti. Sì. molto carini, molto bello, smart, una parola che si usa tanto è smart, ma è veramente fluido. Vanno a servire una necessità, perché un uomo che lavora in ufficio, che ha bisogno di quel tipo di abbigliamento, quel tipo di scarpa, lo può acquistare quando è libero, quindi appena esce dall'ufficio. Esatto, sì, questo vuol dire essere connessi con il mondo circostante e con le Esatto. necessità dei tuoi consumatori, dei tuoi Esatto. clienti. Conoscere i propri clienti è fondamentale, voglio dire, si dice da forse 30 anni, però Sì. sempre di più è valido questo concetto. E in questo momento qua, se avessi la lista delle mail dei miei clienti disponibile mentre sono in quarantena, qualche cosa gli scriverei. Certo. Anche solo chiedergli come stai, senza per Certo. forza dover fare questi Passare ad un messaggi. rapporto personale, Sì, che ma è potrebbe essere quello. anche una telefonata se sono in buoni rapporti, solo per sapere come si sta, perché poi quando si riparte sarà lui a venire a chiederti come va.
Esatto. Entrando nel tuo negozio, perché magari ha bisogno di qualcosa di tuo, da te, diciamo. Sì. Qui dice, per favore, potresti ripetere il nome del brand? Il brand di cui parlavo è Velasca, come Torre Velasca a Milano. Proprio loro si sono ispirati a Milano. Anche i nomi delle scarpe stavo cercando, sì, perché sono... non mi ricordo a memoria, sono divertenti. Sì, sì, no, loro sono... sono in dialetto, certe volte milanese. E fanno un'ottima comunicazione online, soprattutto sì, via mail, ma in generale sui social. Ecco, anche questa cosa che tu dicevi di chiamare o di scrivere alla propria lista clienti, tante volte si pensa che Instagram, la comunicazione online per un negozio, per un marchio, debba diventare un martellare di pubblicità, no? No? Faccio questo è il prodotto e tutto il resto. Per esempio, loro sono un ottimo esempio, ce ne sono anche altri, adesso stavamo parlando di loro, di fornire informazioni all'utente di quello che gli può interessare. Quindi, se il mio cliente è un uomo che lavora in ufficio e ha questo tipo di attitudine, per cui, non so, è un broker piuttosto che un avvocato, o non so, lavora in uno studio notarile, eccetera, eccetera, poi so che gli interessa trovare il posto dove si beve il gin, piuttosto che gli interessa trovare il posto dove passare il weekend fuori porta, per cui tutti i contenuti che io fornirò saranno interessanti per lui per avere una totalità del suo mondo, non solo io faccio queste scarpe, le faccio così e martellare su quello, perché non funziona più. No, non funziona più così. Non funziona più la reclama, la televisione, detta proprio come si diceva negli anni Ottanta. E comunque anche un ritorno nostalgico, perché è una scarpa classica la loro, i nomi, guardavo, ne ho trovato uno, Brumista. Il Brumista è il vetturino di piazza degli anni 30, credo, quando c'erano le carrozze, insomma, forse anche prima, che era elegantissimo, con la tuba, col cilindro, insomma, e vestito elegante con una scarpa classica tipo Church, come dicevi tu prima. Sì, 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 sì. Loro sono stati molto forti su questo. Sinceramente non so a livello di eventi, ma mi ricordo che qualcosa avevano organizzato, perché io sono stata ad un paio di loro eventi in collaborazione con brand, diciamo, accessori, perché erano organizzate con un brand che produce le sete per fare i fazzoletti, le pochette da taschino, poi c'era insieme, mi sembra, un'azienda che produce gin o che fa, insomma, queste cose, per cui erano proprio la collaborazione, no? Il cooperare su, per andare a colpire lo stesso cliente, per andare a ingaggiare lo stesso cliente. Certo, per offrire appunto un servizio che fosse a 360 gradi. Sì, la diretta verrà salvata per 24 ore, non preoccupatevi, poi comunque la salvo anch'io, la registro anch'io, non c'è problema, cercherò di condividerla sui miei canali. Bene, volevo vedere se c'erano altre domande. Che abbiamo perso. Che magari ho perso. No, l'unica domanda che mi era arrivata dal forum era che cosa succederà dopo questo isolamento, ma lo abbiamo sviscerato e... Secondo me ci sarà l'atteggiamento opposto, un po' di voglia di libertà. Sì, c'è un tema che non conosciamo, che è quello di quanto sarà rimasto nelle nostre tasche quando saremo sì, usciti, diciamo. Quindi certamente c'è un tema legato al risparmio di cui bisogna tenere conto, proprio perché non abbiamo un'idea precisa di quando questo avverrà. E quindi il tema dell'affordability, proprio di quello che è affordable, di quello che è possibile permettersi, è un tema importante. Mm. E forse varrebbe la pena di valutare alla riapertura quali sono i best seller che si ha in negozio e di valutare il rapporto tra il loro prezzo e il loro valore in maniera approfondita per decidere come farli funzionare, come farli lavorare, diciamo. Assolutamente. Come promuoverli anche in una vetrina perfettamente allestita, come promuoverli online, come promuoverli in tutti i touch point che abbiamo con i nostri clienti. Sì, ci sarà tutto un discorso di appunto di quanto si potrà spendere. Già è un tema molto difficile, perché i negozianti tendono a essere molto chiusi sul discorso budget. Quanto devo investire per fare una vetrina? Quanto devo investire per questa cosa? È ovvio che alcune azioni richiedono un investimento più o meno.
Però la regola dei momenti di difficoltà è che chi ha investito e si è preparato adesso o comunque ha investito alla riapertura ha sbaragliato i concorrenti che non lo hanno fatto perché erano spaventati. Quando si agisce per paura, di solito si sbaglia. Io quello che cerco di fare quando sono spaventato è di chiedermi che cosa farei adesso se non avessi paura. Punto. È un pensiero molto difficile. Lo so, però perché è difficile installare nella nostra testa, no? Anche questa cosa succede su tutti i campi, anche quando si va ad un colloquio di lavoro, mi verrebbe da dire. Certamente. Sono disperato, devo assolutamente avere questo lavoro e sistematicamente quel lavoro non lo prenderò mai perché sono talmente spaventato che commetto un sacco di errori. C'è qualcuno che fa una domanda in inglese? Sì, Ale, ciao Ale. Ale parla in italiano, capisce l'italiano, ma... gli piace scrivere in inglese? No, lei non è italiano, lei è Lima, però appunto fa difficoltà a scrivere in italiano. Allora, dice, cosa dite riguardo i negozi piccoli che devono chiudere adesso? Cosa proponiamo? Iniziare online e poi pensare a una riapertura? Ciao Ale. Allora, sicuramente... l'online non si può più stare senza l'online. Dopo questo grandissimo esperimento sociale in cui siamo inseriti, direi che l'online è diventata... Lo dicevamo già da un paio d'anni, insomma. Sì, oggi sì. Oggi lo abbiamo la prova che l'online è un porto sicuro, nel senso che possiamo appunto fidarci. Anche per questo io ho iniziato a fare questa serie di dirette, perché un conto è vedere una persona online, no? Io ho un seguito di X follower, ma sappiamo bene che quelli sono numeri, e uno dice sarà inarrivabile, non si potrà parlare, ma poi in realtà io rispondo a chiunque mi scriva perché il rapporto umano è sempre quello, semplicemente il vantaggio di avere Instagram è di poter raggiungere più persone, di mettermi io esposta e disposta a condividere la mia esperienza, per cui l'online io lo suggerisco sempre a chiunque, intanto è meglio essere lì. Piuttosto che è molto più difficile farsi trovare, no? Se uno sta nascosto in casa. Invece se si espone sarà più semplice essere trovati. E per cui direi che un negozio che adesso chiude temporaneamente e vuole comunque rimanere attivo dovrebbe trovare un modo per coinvolgere, per scrivere. Come dice Maria Roberta, mantenere il contatto con l'online ora finché si è chiusi, insomma. Esatto, assolutamente. Sì, non è che il negozio è chiuso, allora niente, non faccio niente, non dico niente. Magari non è la nostra materia parlare di virologia e quindi non parleremo di virologia. Di certo, però... quello non lo faremo. Esatto, parleremo di, non so, che a casa la sera con i bambini li metti a letto alle 10. Faccio la spesa online, il giorno dopo